Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Questo è il preambolo per un video speciale perché siete stati veramente grandiosi insieme a voi. Sono arrivato a 1000 iscritti su questo canale. Uno magari può fare uno speciale abbastanza diverso da quello che proporrò io, ma io, siccome il mio canale ha 12 anni, e sì, sono arrivato solo adesso ai 1000 iscritti per vari motivi. Un po' perché comunque i primi anni non ero continuo e non portavo neanche video con troppa qualità, ma non potevo proprio con i mezzi miei farlo. Intanto il cane vuole uscire. Dai. Stavo dicendo, in più ci sono stati anni, se non di più, anche 2 o 3 anni che magari non portavo nulla o portavo veramente pochi contenuti. Solo negli ultimi 2 anni e mezzo ho iniziato con continuità a portare contenuti su contenuti e si è visto, infatti, basta vedere le statistiche di quanto è aumentata diciamo, il mio pubblico, la mia visibilità qui su YouTube. E io vi ringrazio dal primo all'ultimo. Io vorrei tanto superare il record di mi piace, di visualizzazioni, di commenti, soprattutto qui sotto. Anche se una volta vi ho fatto comunque compagnia, ridere con i miei sfoghi, soprattutto, lo so. Lasciate un commento qui sotto, voglio leggervi tutti e rispondere a tutti. Volevo portarvi, diciamo, indietro nel tempo a rivedere i punti salienti del mio canale fino a giungere ai giorni nostri. Quindi chiedo scusa per la bassa qualità che ci saranno in certi video. E capitemi, era i primi del 2012, eravamo a metà anno 2012 quando ho aperto il canale, era il 4 giugno 2012. Il primo video assoluto di presentazione non esiste più, perché poi da piccolino mi vergognavo di certi miei contenuti e li eliminavo, cosa sbagliatissima, perché comunque fanno statistica, fanno visualizzazioni, sono sempre numeri dentro il canale e bisognava tenerli assolutamente. Però detto questo, io vi lascio a una retrospettiva del mio canale, a un viaggio nel tempo e voglio sapere la vostra qui sotto, sia per il video in generale, sia per se avete qualche cosa da dire su un video in particolare che vedrete. Grazie a tutti ancora. Dio mio, che giornata di merda! Veramente giornata di merda. Per le squadre a cui tengo, il Padova dopo una serie di risultati positivi perde in casa contro il Varese, che è difficile come campo, però perdere così, subiamo così 3 gol dal Varese, il Milan che doveva vincere per dare una scossa e una partita che dovevamo vincere contro la Fiorentina. C'è Montella e i suoi viola ce lo mettono proprio nel culo. Ce lo mettono proprio nel culo. E Montella dà lezioni di calcio ad Allegri. Meksès penoso, pato evanescente, veramente. Speravo con tutto il cuore che segnasse sto rigore e me la butta alle stelle. Quindi questo Milan è una squadra che si potrà salvare nelle ultime giornate, ma che non arriverà oltre il centro classifica, cioè non ci qualificheremo neanche alle coppe per l'anno prossimo. Non voglio essere pessimista, ma secondo me è così. Avrei voluto tirare tanti di quei, sarebbero caduti giù tutti i santi dal cielo da quante bestemmie volevo tirare, ma veramente non ci sono riuscito per rispetto, va. Vi faccio vedere questo video di Germano. Quante bestemmie avrei tirato come lui. Pace all'anima tua, Germano. Rimarrai sempre un idolo. Sono rimasti anche in 10 perché Bonera si è strappata ed è il migliore
tra i peggiori della difesa. Abbiamo dovuto giocare in 10 con Montolivo che faceva il centrale, e infatti dopo abbiamo subito l'ultimo gol di Elamdawi. Abbiamo subito gol dall'ex Aquilani dopo una rimessa laterale. Uno scontro tra Meksès e un altro suo compagno di reparto che non ho visto chi era. E il pallone rimane lì, arriva al destro di Aquilani e ovviamente Abbiati non ci arriva. 1-0 dopo 10 minuti, quando poco prima avevamo quasi fatto gol con Shaarawy. La legge del gol sbagliato, gol subito, non sbaglia mai. Salve ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video e ho deciso di iniziare il mio primo video carriera e inizierò con la squadra allenata da George Weah. Scusate se la mia telecamera non è delle migliori, ecco là in alto a destra il nome di George Weah. Inizio questo video carriera con il Bolton nella Serie B in inglese. Salve ragazzi, sono tornato con la voglia di rimettermi davanti a una telecamera a parlare del Milan. Quando abbiamo un allenatore senza le palle che non dà gioco, tutto può succedere, vero? Non parlo della partita col Celtic, quindi ricapitoliamo. Abbiamo perso in una partita veramente da schifo con il Napoli a San Siro. E con Allegri vedo perdere il Milan ben due volte a San Siro. L'anno scorso 3-1, quest'anno 2-1. L'anno scorso tripletta di Cavani, quest'anno gol di Britos e gol di Higuaín. Britos veramente, cioè, già lui è una pippa, proprio pippa Britos, è una pippa. E vedersi la difesa immobile in quell'occasione mentre c'è la sponda in aria, Britos la insacca di testa, ti fa cadere le braccia, le gambe, le palle. Una vera vergogna, porca vacca. Ma abbiamo un portiere che si muove con una lentezza peggio di un bradipo con l'artrite, porca puttana. Cioè, come si fa, Madonna, a giocare una partita a San Siro contro il Napoli, che è ben organizzato, lo sappiamo, un fantastico allenatore che io stimo molto come Rafa, e avere paura di andare oltre la nostra difesa, ma porca puttana. Eravamo in un bunker tutti circondati in difesa e abbiamo subito due gol di merda, Britos in primis e anche il gol di Higuaín veramente da lontano, tiro, deviazione di Abbiati quando lui si muove e riesce a raggiungere il pallone che era parabilissimo. Lui cosa fa? La liscia con la sua mano, ormai la mano destra di Abbiati è un crimine per la biologia perché non fa il suo dovere, cioè la mano dovrebbe parare, prendere in sicurezza, lui no, la sua mano è diventata una buccia di banana, quando la tocca il pallone liscia via. Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che avevo scritto sulla mia pagina di Facebook che avrei fatto un video dopo la partita con l'Ajax, ma è un'occasione speciale. Ieri c'è stata la partita tra Galatasaray e Juventus a Istanbul e dopo 20 minuti di gioco si è dovuto interrompere per un'improvvisa nevicata. Il campo, infatti, in 5 minuti praticamente l'ho visto che diventava da verde a bianco. Beh, là avrebbero potuto continuare, bastava chiamare Lapo, risolveva lui il problema di quella cosa bianca che si chiama neve. E vabbè, avete già capito come l'avrebbe risolto, però vabbè. Quindi è stata sospesa la partita di ieri sera e l'hanno dovuta rinviare a oggi. Ed è appena finita, è finita 1-0 per il Galatasaray. Io sto godendo come un cinghiale. Un cinghiale, come un riccio, come direbbe Tiziano Crudeli. Non ditemi che non tifo Italia, perché in effetti stavo tifando Roberto Mancini.
a punire nella partita di questo pomeriggio la Juventus. È stato un gol a 5 minuti dalla fine di un ex nerazzurro che ringrazio tantissimo. Grazie Wesley Sneijder per questa grande qualificazione dei turchi in Champions League. Europa League per la Juve e Copenaghen ultimo nel proprio girone che non parteciperà nemmeno all'Europa League. Finalmente, dopo 4 anni, Allegri è esonerato! Allegri esonerato! Il sogno si è avverato! Alleluia! Dopo 4 anni di torture, addio stronzo, addio acciuga. Finalmente il dai dai dai, muovila muovila con calma. La tattica di Allegri se ne va dal Milan. Ora è stato annunciato come traghettatore Mauro Tassotti, che era il vice, come molti si aspettavano, finché non arriverà il nuovo allenatore. Potrebbe essere Seedorf, potrebbe essere Inzaghi. Cioè, è spuntata un'opzione Trapattoni e altre soluzioni all'interno della casa del Milan, tipo Filippo Galli che c'entra con la società, eccetera, eccetera. Non posso fare un video lunghissimo, ma sono troppo contento perché veramente aveva rotto le palle, veramente, basta, basta. Spero che dalla prossima partita, che è tra 2 giorni, abbiamo lo Spezia. Spero che cambi qualcosa, cioè basta Allegri, basta, non dobbiamo più pensarci, basta. Beh ragazzi, ben ritornati. Dopo la partita di ieri, veramente sono stupefatto di avere ancora la voce per parlare. Praticamente, dopo aver visto Inter Sassuolo 7-0, un déjà vu dell'anno scorso dove il Sassuolo perse 7-0 al Mapei Stadium, stavolta era San Siro, con una tripletta di Icardi, doppietta di Osvaldo, Kovacic e Guarin. Io pensavo di aver visto la partita con più gol nella giornata di ieri, perché dopo aver visto anni fa un Pescara Juve 6-1, lo stesso 7-0 dell'Inter sul Sassuolo, io ho detto vabbè, 7 reti sono tante cazzo per una partita, cioè giocavano a tennis ieri a San Siro, e invece no, no, perché dovevamo ancora vedere. 20, alle 20:45 al Tardini Parma-Milan. Parma-Milan che inizia con purtroppo la delusione che non c'è il Niño Torres in campo per una distorsione alla caviglia presa in allenamento, però inizia dal primo minuto il buon vecchio Jack Bonaventura sulla fascia sinistra come 4-3-3 il modulo, con il falso 9 che è Menez e Onda sulla destra. Inizia così un po' con il possesso sterile del Milan, che ha più possesso palla ma non riesce a sfruttare le occasioni. Si sblocca tutto al 25esimo minuto quando Menez passa la palla a Bonaventura, ne fa secco uno e con sinistro un scavetto va a superare Mirante, arriva il primo gol di Jack all'esordio, quindi dici perfetto, facciamo come con la Lazio, ci facciamo quei 3 gol, magari il Parma ne fa uno e vinciamo i 3 punti facili e andiamo a raggiungere la Roma e la Juve che avevano vinto in precedenza. Invece no, non fai tempo a esultare per il primo gol di Jack, che arriva dopo 2 minuti, un'azione incredibile del Parma, non riusciva il Milan a prendere un pallone in quell'azione. Tutti i tocchi di prima dentro l'area, a un certo punto il cross in mezzo, arriva Cassano di testa. Com'è possibile Cassano di testa? Come vedere il gol di Messi di anni fa in Champions League quando c'era ancora Eto'o contro il Manchester United che segnò di testa. Messi, Messi! È come dire che Giovinco segna in rovesciata, cazzo! E invece no, gol di Cassano, Diego Lopez la tocca, però non può far nulla per impedire all'ex di segnare il gol dell'1-1. E nel primo tempo abbiamo addirittura il tempo, scusate il gioco di parole, per fare addirittura altri 2 gol. Arriva il secondo cross di fila fatto bene di Abate, la fine del mondo è vicina, e
probabilmente, e segna Keisuke Honda. Keisuke Honda, io avevo la sua maglietta addosso come al solito, perché è l'unica maglietta praticamente che ho del Milan. Scusate, mi stavo girando perché volevo vedere se era lì la maglietta per farvela vedere, però vabbè. E arriva il gol di Keisuke Honda, e poi come contro la Lazio, Menez si da buon giocatore che è, perché è un grandissimo giocatore, lo dimostrerà in questa partita. Si procura il calcio di rigore, un fallo stupido di Lucarelli che, vista la sua esperienza, poteva evitarlo. Il fallo inizia fuori dall'area, ma si concretizza dentro l'area quando Lucarelli tocca il piede destro di Menez, e Menez non sbaglia il calcio di rigore, 3-1, finisce il primo tempo, detto bene, 3-1, fine primo tempo, non può esserci molto altro da dire nella partita, magari un gol, ho detto, magari un gol del Parma a 10 dalla fine per farci cagare in mano. Perché, come al solito, noi dobbiamo sempre farci cagare in mano agli ultimi secondi della partita, in una partita che sembrava già vinta. No, non negli ultimi 10 minuti, a 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, Jorquera trova con un assist Felipe che si smarca benissimo in difesa e la butta dentro, il 3-2 di Felipe, gli smadonnamenti, le preoccupazioni, l'ansia, stavo iniziando a sudare dappertutto. Mamma mia, cioè, poi le Madonne che non stavo per tirare perché Diego Lopez l'ho nel fantacalcio. Potevo mettere Perin che non aveva subito gol. Ma chi se lo aspettava che Perin fermava la Fiorentina ieri? Vabbè, parliamo ancora della partita. Poi ci stiamo cagando in mano, siamo sul 3-2. A centrocampo Cassano perde un pallone e parte il contropiede con De Jong, non può far altro che buttarla dentro, 4-2, e dici adesso siamo più sicuri. No, altro corner, altro colpo di testa, stavolta Lucarelli, 4-3, 4-3. Per fortuna ci abbiamo Menez. Menez, ti amo Jeremy, ti amo, cazzo. Un gol, il gol più pazzesco del mese secondo me, cioè c'è poco da fare, per ora un gol così nel mese non l'ho visto. Menez che va sulla parte sinistra del campo, illude un difensore, scarta il portiere, si ritrova davanti alla porta. Cosa fa? Il colpo di tacco. Il colpo di tacco. Che gol! 5-3. Sembrava finita, eh? E invece no! Negli ultimi 2 minuti, De Sciglio, che si ritrova vicino alla sua area, è pressato da due giocatori del Parma, ha le spalle girate verso i giocatori del Parma, decide di fare un retropassaggio a Diego Lopez, secondo me è un po' forse troppo forte. Diego Lopez era uscito, nel momento in cui sta cercando di recuperare la palla, cosa succede? Si infortuna, arriva un crampo sotto la coscia e non riesce a deviarla fuori. De Sciglio basito proprio. Anche noi uguale, io stavo smadonnando. 5 a 4 a 2 della fine. 6 minuti di recupero. Sono stati 6 minuti peggiori della mia vita. Stavo morendo. Morendo. 5 a 4 finita al Tardini. Con la Juve non possiamo fare questi errori in difesa, cazzo. Ci purgano. Io voglio vincere a San Siro contro la Juve. Dopo 4 anni, il Padova torna in Serie B. Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video. E sono veramente troppo contento e dovevo fare un video per questa cosa. Dopo 4 anni, il Padova torna nella Serie Cadetta italiana. Nel 2014, l'ultimo anno in cui eravamo appunto in Serie B, eravamo sotto la presidenza di Diego Pennocchio. E purtroppo quella stagione si è conclusa con la retrocessione, ma non in Serie C, direttamente in Serie D. È fallito quell'anno il calcio Padova e molti erano veramente sconcertati. Addirittura c'era Alex Del Piero su Twitter che aveva postato "Biancoscudo, rialzati". E finalmente, dopo 4 anni, appunto, ci siamo rialzati.
Abbiamo passato un anno in Serie D come non professionisti e subito il Bianco Scudati Padova si chiamava allora, è tornato subito nella Lega Pro, poi ha ripreso il nominativo che aveva un tempo, cioè Calcio Padova, e grazie a Roberto Bonetto, a Bergamin e a Zamuner sono riusciti a credere nel progetto, a rifare la squadra. E dopo l'anno scorso che ci eravamo quasi riusciti, purtroppo il Parma e il Venezia erano di un'altra categoria e si vede, si stanno giocando la promozione in Serie A quest'anno. Il Parma in questo momento secondo in classifica, il Venezia sesto. Quindi in piena zona playoff, e il Padova l'anno scorso non avrebbe mai potuto essere al loro livello, anche se sembrava all'inizio più che altro per delle difficoltà, soprattutto il Parma all'andata, ma certamente persone come Papyrus ne possono capire meglio perché è la sua squadra del cuore. Io parlo del Padova e quest'anno non era neanche partita bene perché un 3-0 contro il Renate che tra l'altro doveva essere nel girone A, ma per un fattore che c'era troppe squadre nel girone A, l'hanno messo nel girone B e iniziare con un 3-0 persa così con Renate in trasferta non era dei migliori auspici e alzi la mano chi avrebbe creduto nel Padova campione del girone B della Lega Pro che è avvenuto matematicamente ieri? E io sinceramente ci speravo perché l'ultimo video che ho fatto qui sul canale era quando era stato presentato come nuovo allenatore del Padova Pierpaolo Bisoli, un allenatore che comunque ha esperienze in Serie B, in Serie A con il Cesena e quindi ci speravo. Poi ci doveva ancora essere il calciomercato prima, dopo che ho fatto quel video sono arrivati Nico Pulzetti, che ricorderete comunque, ha avuto esperienze con il Bologna in Serie A, Giampiero Pinzi che ha avuto esperienze con l'Udinese, col Chievo, col Pescara, e comunque davano diciamo, un buon auspicio per una buona stagione. E la speranza appunto di vincere questo girone come primi senza dover fare i playoff come ha fatto l'anno scorso il Venezia. Vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo per un prossimo video, sempre Forza Padova. Ragazzi, siamo in finale! Siamo in finale! Alla faccia di chi ha detto che non meritavamo di vincere, di andare in finale. Sì, è vero! 90 minuti a Catanzaro con un pulmino davanti. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto 0-0. Qui in casa abbiamo sbagliato tantissimo. Siamo passati in svantaggio con Sunas per il Catanzaro. Nel secondo tempo, però, il Padova gioca sempre meglio. Chiricò migliore in campo a mani basse nonostante il gol della Madonna. Chiricò a mani basse migliore in campo perché lui cambia la partita in attacco, ma lui si sacrifica tantissimo, segna Curcio di testa in tuffo e lì i brividi perché il VAR va a intervenire. Ho detto no, ce lo annullano per qualcosa. Ce lo annullano, invece no. Sono andati a vedere, volevano un fuorigioco di Jelenic perché andava a intralciare Branduani, portiere del Catanzaro, invece no, è tutto regolare. Segna Curcio, Curcio che aveva giocato poco per un infortunio, Curcio che zittisce tutti perché segna un gol pesantissimo e da lì sbagliamo sempre molto nei passaggi, però da lì abbiamo capito che dovevamo lottare, lottare, lottare e crederci. Mette dentro in campo Jelenic, mette dentro in campo Ceravolo. A un certo punto era un 4-2-4 super offensivo. Abbiamo sprecato tante occasioni, ma ne ha avute tantissime il Catanzaro. Onore a loro, hanno giocato veramente bene in tutti e 180 minuti, ma alla fine ce la siamo portati a casa noi. È finita, è finita.
Il Palermo, meritatamente, sia per l'andata che per il ritorno e per il percorso fatto in questi playoff e in questo campionato, grazie a Silvio Baldini e di nuovo in Serie B, sono contentissimo per loro, un applauso. Io sono tra l'amareggiato, il triste, l'arrabbiato, sconsolato. Palermo ha meritato il Padova, di certo no. Ok, gli episodi all'andata con l'errore di Gasbarro e Curcio. Ok, gli episodi al ritorno, fallo di mano di Bellagatti, che veramente dove cazzo le metti quelle mani, tempo in tre salti, non capisco. Fallo di Ronaldo, testata a gioco fermo, infatti non capivo. Rosso per Ronaldo, però non è rigore perché palla non era in gioco. Poi Pelagatti si farà anche espellere per doppia ammonizione, rimaniamo in 9, non c'è stato gioco, l'unico che si salva è Donnarumma, che ci salva in tipo 3-4 occasioni, fa dei miracoli allucinanti, e di certo uno dei pochi che merita di giocare qui, anzi merita di più. Non dico che noi non meritiamo un potere del genere, però lui è l'unico che ci ha salvato oggi, perché Palermo ne poteva fare 2-3. Sono ancora, ripeto, felice per i miei fratelli, perché meritano la categoria superiore. Noi per il secondo anno di fila in finale all'ultimo atto non ce la facciamo. Arriviamo ai playoff quando potevamo arrivare primi nel girone, ma per i nostri demeriti non ci arriviamo. Dobbiamo fare mea culpa e un altro anno in Serie C, dobbiamo imparare dai nostri errori perché perdiamo troppi punti stupidi. Quest'anno era fattibilissimo andare in Serie A e scusate, sono rincoglionito, Serie B nel girone A, volevo dire, con su di Roll che ha fatto veramente bene, però per dei nostri errori non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto anche una rimonta pazzesca con Oddo da meno 10 a meno 2 e poi non ce l'abbiamo fatta comunque. L'anno scorso col Perugia a pari punti non ce l'abbiamo fatta, poi con l'Alessandria rigore di Gasbarro sbagliato e ancora una volta in Serie C. Io sono con le lacrime agli occhi perché ci ho creduto, non abbiamo lottato, non abbiamo lottato come avrei voluto. Porca puttana! Porca puttana! Porca puttana! Non riusciamo più a vincere nessuna partita, ma neanche pareggiare, no! Nemmeno un pareggio, nemmeno il pareggio! Al Ferruccio di Seregno era meglio guardare la partita dell'Argentina, peccato che quella dell'Argentina finiva prima e quindi comunque dovevo vedermi un po' della partita del Padova, ma io da stupido l'ho guardata tutta la partita, ho perso i primi 6 minuti perché mi stavo facendo la doccia e mi sono guardato il Padova col Seregno, no, a Seregno con San Giuliano, neopromossa, al Ferruccio di Seregno, giochiamo, per modo di dire, siamo in campo più che altro, non è che giochiamo e non riusciamo a fare un'azione. Cioè, proprio zero, zero. Io non me ne ricordo una di azione. Ditemi voi nei commenti se c'era un'azione importante del Padova, perché io non me ne ricordo una, sinceramente. Fatto sta che primo tempo finisce 0-0, andiamo a riposo. Quanto pare, invece di essere attivi e pronti per giocare bene, per provare a portarci a casa almeno un punto, ma in realtà dovremmo giocarci per andare a vincere la partita, non vinciamo dal 19 ottobre e oggi siamo al 30 novembre, quindi più di un mese e mezzo che non vinciamo una partita, non vinciamo dalla partita del Nereo Rocco contro la Triestina. Abbiamo vinto solo in Coppa Italia Serie C con l'Imolese, con il Gubbio. Affronteremo la Juventus Next Gen in Coppa Italia Serie C e in campionato non vinciamo dal 19 ottobre. Benissimo, eravamo a meno
5 dalla promozione al primo posto, che ora è occupato dal Pordenone. Siamo passati a essere a più 4 dal playout per andare in Serie D. Ma a quanto pare la società vuole retrocedere. Vuole retrocedere perché non mi puoi togliere e lasciare sempre fuori rosa Busellato, Monaco e Bifulco. Uno per ruolo, i più forti giocatori che abbiamo, uno per ruolo fuori dalla rosa. Non si sa per quale motivo, non si sa per quale motivo. Sembra che vogliate farci retrocedere in Serie D e sarebbe peggio di quando abbiamo fallito e siamo ripartiti come biancoscudati Padova. Questo sarebbe peggio perché retrocediamo sul campo per i nostri demeriti. Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video, un video che non mi aspettavo neanche io di fare in realtà, ma è questione proprio di qualche ora. È ufficiale, ho visto anche il comunicato sul sito del Padova. Bruno Caneo è stato esonerato dopo la sconfitta di oggi contro il Lecco 2-1, che ne ho parlato sul canale, andate a recuperare il video. Ufficiale, Bruno Caneo non è più l'allenatore del Padova. Mi ricordo ancora quando era tipo fine giugno. Lo comunicavano, è durato 6 mesi circa e niente, dopo un avvio molto buono, a parte la sconfitta iniziale con la Provercelli, avevamo battuto la Juventus, il Vicenza, il Pordenone, e mi sembra anche la Pro Patria e poi basta, il blackout, mi ricordo pareggio con la Fralpi Salò, sconfitta con la Pergolettese malissimo. E poi una serie di risultati imbarazzanti. Abbiamo perso con San Giuliano City, abbiamo pareggiato con l'Albino Leffe. Poi vabbè, c'è stata la vittoria con la Triestina lì da loro al Nereo Rocco. Abbiamo perso con la Pro Sesto. Poi vabbè, in Coppa Italia abbiamo battuto l'Imolese, il Gubbio. Poi abbiamo perso anche lì con la Juventus. Risultati veramente brutti. Siamo stati, credo, un mese e mezzo senza vincere. E siamo a 3 punti dalla zona playout in questo momento, presidiata dal Mantova, 11 punti dall'ultimo posto. E non si poteva andare avanti. E io auguro il meglio al mister. Non do tutta la colpa a lui. Secondo me non è solo lui il colpevole. Solo che negli ultimi periodi veramente non ci stava più capendo niente. Perché facevamo male. Lui arrivava in conferenza stampa e puntualmente diceva che aveva visto bene la squadra, che è contento. E invece non era così. Non era così. Oggi, dopo la partita, non si è presentato all'intervista. Scuro in volto, si è presentato il direttore Mirabelli, che lasciamo perdere, io non ho neanche voluto ascoltare l'intervista e hanno dovuto appunto esonerarlo per forza, ragazzi. Nei prossimi giorni si saprà chi è il suo successore. Al momento non vi so dire chi sostituirà Bruno Caneo. Io, per quello che ha fatto, nonostante siamo messi male, qualche piccola gioia ce l'aveva regalata all'inizio della stagione, quindi gli auguro il meglio. E vi aggiornerò con altri video appena si saprà qualcosa in più. Vaffanculo, cazzo. Vaffanculo, lancio i telefoni, porca puttana. Lancio i telefoni, porca puttana. Fino all'87esimo, 2-0, 2-0 fino all'87esimo. Vaffanculo, cazzo, vaffanculo. Due occasioni nitide, due gol della Roma. Andate a fanculo tutti, Dio. Non ci voglio credere, sono nervoso, non dovevo neanche bestemmiare. Dovrò cercare di mutare le bestemmie perché, guarda, cioè. Cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire? Mi viene da piangere? Sì, mi viene da piangere, cazzo. Abbiamo buttato nel cesso 2 punti, 2 punti, era fatta. Era fatta, no, no, no. Primo tempo, abbiamo fatto la partita però nei primi 12 minuti. Non abbiamo mai calciato, ho detto porca troia, ma svegliamoci un attimo. Calcio d'angolo, Kalulu segna. Cristante, la Roma che si lamenta per non so cosa e non c'è niente, quindi gol regolare, ok.
La Roma, boh, non fa niente, non fa niente, ha fatto un tiro di palla fuori, basta. Primo tempo, finito lì. Secondo tempo, si gioca a centrocampo, ci sono un sacco di falli, ci sono stati tipo 11 cartellini gialli. Si giocava molto a centrocampo, poi abbiamo avuto comunque delle occasioni. Una parata, mi ricordo, di Rui Patricio su Brahim Diaz centrale, però il tiro. Niente di che, poi però una ripartenza in contropiede, e la Roma che riesce a toccare il pallone ma toccandolo favorisce Leao, parte, passaggio in mezzo, Pubega segna gol, 2-0, bella che chiusa proprio in tranquillità, entra gabbia, e ho detto vabbè, entra gabbia, siamo sul 2-0, la Roma non ha mai fatto un tiro in porta. Tatarusano l'ho visto una volta solo a uscire con due pugni e basta. Porca puttana, porca puttana. Ho detto, vabbè, ok. E invece, no, invece no. Poi, vabbè, vogliamo dire che un mio amico mi fa a 5 dalla fine. È chiusa. Io ho detto, vabbè, può essere. Non gli sto dando la colpa a lui. Cioè, non è che se uno dice questo, me l'ha gufata e è successo il contrario. Se doveva succedere, doveva succedere, però che culo di merda ha la Roma. Due tiri in porta, due gol. Due tiri in porta, due gol. Non è cinismo, è culo di merda. Mi dovete spiegare che cazzo avete in mente di fare. Mi dovete spiegare che cazzo avete in mente di fare. Mi dovete spiegare che cazzo avete in mente di fare. Mi dovete spiegare che cazzo avete in mente di fare. Porca puttana, siete ridicoli. Imbarazzanti! La difesa 3 all'inizio della partita! Imbarazzante! Abbiamo fatto di più! Tra l'altro, nel primo tempo con un palo di De Ketelaer! Imbarazzanti! Imbarazzanti contro il Lecce al Via del Mare! Ce ne prendiamo due, torniamo a casa! Con un'altra sconfitta! Siete imbarazzanti! Alla faccia di... dobbiamo giocare in Coppa Italia per continuare il cammino! Ma il cammino di cosa? Che va avanti il Torino. Siete veramente imbarazzanti. Imbarazzanti. L'Inter ieri, nonostante sia stata sculata, è andata avanti col Parma. Noi contro il Torino, con un nome in meno, per 20 minuti più recupero, non siamo riusciti a fare un cazzo. Nemmeno quando sono entrati i titolari. Nemmeno quando sono entrati i titolari. Teo, svegliati! Non è rugby, non devi giocare col Petrarca! Devi tirare in porta, non al terzo anello! Messias, mortacci tua! Mortacci tua! Pallone perso per colpa tua! Che ti metti a fare il dribbling nel limite dell'area e non fai nulla! Perdi pallone, contropiede e a dopo! Ci ha segnato, a dopo un cazzo! Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Vi starete chiedendo, ma perché indossi questa maglietta? Intanto, secondo me mi dona il rosonero, o no? Secondo voi? Comunque, ieri sono stata la mia prima trasferta e non c'entrava né il Padova né il Milan. Clamoroso, ma la mia prima trasferta c'entravano questi colori. Per chi non lo sapesse, il Padova è gemellato con il Palermo, c'è una grande amicizia. Siamo fratelli e quindi ho detto perché non andare a Cittadella per vedere Cittadella Palermo? Così ho incontrato il mio amico Kundispa che ieri faceva gli anni. Un salutone a Davide e gli ho detto ti porto un regalo, è il tuo compleanno e ci vediamo la partita. Partita strepitosa, io 6 gol non li avevo mai visti nella mia vita. 3-3 e ora buona visione. Dai Palermo, ma fai andare! Giallo per Saric! Tua madre è pu... Aspetta, mo, mica devi cominciare adesso. Pier Io ho già Cesare cominciato. Pongolato, ma che è? Un santino? Non lo so. L'emozione della vita. Sì, per i tuoi 20 anni, anche se sono 20.
ci sono 20, no, ci sono 20, li accetto molto volentieri. Ho paura, ho molta paura. Ho molta paura. Ho tanta paura di aprire. Ho tanta. Ma lo devi anche aprire adesso, adesso. Ho tanta paura. C'è anche altra roba di quella che faccio. Non l'ha indossato lui. Tu sei pazzo. Tu sei pazzo. Salve a tutti ragazzi, vi lascio tra pochissimo al video. Volevo solo ringraziare i miei amici Walter, Edoardo. Una bella serata. Il risultato non è quello che speravamo, però è stato bello. Tra l'altro, prima volta tutti e tre insieme. Io vi volevo ringraziare e adesso vi lascio al video a tutti voi. E domani volevo ricordarvi, anche qui ve l'ho ricordato anche su Instagram, seguitemi nick cagnin96, live reaction di Padova Pro Sesto, anche se a reti inviolate è finita, però merita, dai, è sempre una live reaction. Mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social, iscrivetevi anche al canale di Mustang e di Walter the Man of the Sports, è il canale. Alla prossima, ciao a tutti. Questo è Antonino Costanza, non fate caso ai capelli, fate finta che io sia pelato. Antonino Costanza oggi è entrato in campo, il signor arbitro, dopo aver bevuto, penso, 3-4 litri di prosecco. Solo? No, anche 5 fa, perché penso che vedeva tutto verde, secondo me, perché giocava con la Prosesto, che poi ricorda anche Prosecco, Prosesto, cioè giocava in squadra con la Prosecco, ecco, Prosecco. Amici tifosi bianco scudati, ben ritrovati, intanto un saluto a Edoardo e anche a Nick. Quest'oggi eravamo tutti e tre insieme allo stadio per la prima volta. Esatto, il trio unito a vedere il nostro amato Padova, anche se purtroppo ci fa incazzare anche oggi. Sì, perché purtroppo comunque è una prova in colore, una prova che regala solamente un punto, Padova che perde anche un posto in classifica rispetto all'ultima giornata. Adesso ci saranno 6 finali per conquistare questo obiettivo minimo che rimane il 6° posto in classifica, che dista solamente un punto. Esatto, fattibilissimo. Sinceramente, più che il Padova, ho visto un Prosecco, il Prosesto, come volete voi, che giocava e che soprattutto nel primo tempo sfondava sulla fascia sinistra, dove trovava sempre campo libero per creare difficoltà. Poi mister Torrente appunto ha messo Crivello, che è un vero terzino, al posto di Ilie, però comunque siamo in difficoltà perché a centrocampo non riusciamo a conquistare mai un pallone, tutti i palloni alti sono loro e ogni contrasto è loro, quindi non riusciamo mai a trovare un'azione degna di tale nome per provare almeno a impensierire il portiere avversario. Io dico che almeno io l'ho vista, l'arbitro credo non l'abbia vista perché credo che avesse qualche problema, forse ho un oculista che posso suggerirle al signor Agostino. Senza nulla, senza nessuna offesa ai non vedenti, l'abito quest'oggi veramente sembrava un non vedente. Senza offesa per i pelati, dobbiamo anche precisare. Cioè, assolutamente non ha fischiato un fallo a favore dei biancoscudati. Il contatto su Canavò con Jubilatus è molto dubbio e Canavò sarebbe andato in porta. Proprio l'ex Vispesaro ha creato l'unica palla gol quest'oggi per i biancoscudati, dopo il gol decisivo in quel del Dalmolin nel derby contro l'Arzignano, colpo di testa a lato di pochissimo che poteva farci esplodere, sarebbero stati 3 punti fondamentali. Massa, sei una merda! Sei una massa di merda! Non puoi non dare 2 rigori netti! Netti, uno per tempo! Non puoi! Il VAR dove cazzo era? Stava vedendo le 2 torri di Bologna! Non c'era nessuno nella zona VAR! Come cazzo fai a non dare il fallo sul pestone ai danni di Rebic?
Salve a tutti ragazzi, siamo qui, l'ansia ci sta divorando da giorni. Ma qui sì. Il Mustang con me. Buonasera a tutti, popolo di YouTube, io sono il Mustang e sto morendo d'ansia, mi sto logorando per sta partita che sta per iniziare, ragazzi, ho le palpitazioni a mille, stomaco chiuso, acido, cioè un'ansia che non vi dico. Ah! Dzeko! La mummia! La mummia! Dzeko Edin! Lascia, tira! No! E Mkhitaryan ha fatto un gol proprio bello. E Mkhitaryan in pipurra! Sì! Ma che cosa sta succedendo? Sì! Finita. Dai, il primo round è andato. Salve a tutti ragazzi, siamo qui arrivati all'ultima partita di campionato. Il Milan già in Champions, il Verona che tenterà di salvarsi e intanto lo striscione per Ibra. Goodbye. Tanti ricordi, tante emozioni dentro questo stadio. Prima volta che sono arrivato a Milan, mi avete dato la felicità. Seconda volta che sono arrivato, mi avete dato amore. Voglio ringraziare mia famiglia e tutti quelli che stanno vicino a me per la pazienza. Voglio ringraziare mio secondo famiglia, giocatori. Voglio ringraziare il mister e suo staff per la responsabilità che mi avete dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità che mi avete dato. Ultima ma più importante di tutti, dal mio cuore, voglio ringraziare voi tifosi. Grazie a te, Ibra. Non so da dove cominciare. 5-1. Ho appena visto il video del Mustang, mi sono detto sì, registro adesso il post partita perché non riesco a dormire. Un saluto, no, meglio di no, con 5 un saluto a Edo, all'onoratissimo Bosco che ha fatto il video con lui. Comunque, quando ho visto il risultato finale ho pensato, una batosta così non la vedevo dall'Inter del triplete con Mourinho quando perdemmo 4-0, sempre, credo se non mi sbaglio, all'inizio del campionato, era sempre le prime giornate. Io ero convinto che perdavamo la partita, però mi sono detto, la perdiamo sì, ma 2-1, 3-1... 5-1. La mia amica Manuela oggi mi fa, ho paura di Kier e secondo me ce le danno tante. Io le ho detto, non essere troppo pessimista, dai, perdiamo sì, come ho detto, 2-1, 3-1.
Il fatto è che aveva ragione su una cosa, sull'altra meno, perché non dovevamo avere paura di Kier. Oggi era ciao il problema maggiore, non era ciao quello. Cioè, ragazzi, era mister ciao, perché non, se no non si spiega, non si spiega la sua involuzione in questa partita. Tonali ci fa ciao, e sapete perché faccio così? Perché mi è venuta in mente sta cosa. Il Milan non si è proprio visto. Sì, perché ha fatto You Can See Me. Cioè, io non ho parole. Per l'occasione, l'esordio per questo cappello. Perché siamo dei pagliacci a non giocare i derby. 5 derby persi di fila. E quindi, giustamente, il cappello da giullare. Lo tengo per tutto il resto del video perché è giusto così. Salve a tutti ragazzi, mentre nel frattempo il barista entra e mi dispiace il taglio stavolta. Sì, grazie, quello, perfetto. Ciao ragazzi. Siamo qui ragazzi, sono riuscito incredibilmente a portare qui The Man of the Sports nella camera, incredibile. Intanto, cos'è, rimessa per la Juve. Ragazzi, 37esimo minuto, però prima stavamo cenando, eravamo di là col tablet, abbiamo seguito tutto. Però non ho primo registrato. Tempo abbastanza bloccato, possiamo dire tranquillamente. Sì, allora un'occasione con Rabiot, però era larga. Kostic dopo la punizione di Milik sulla barriera. E in precedenza quella di Leao che si scherzata, scherzata di Leao su Gatti. E poi per Giroud, ma Szczęsny la tocca. E miracolo. Esatto. Miracolo, miracolo di Boice. Mamma mia! Locatelli, l'ho detto, oggi l'ho detto, con la deviazione. Andiamo ragazzi, e andiamo! Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi clamorosamente sono qui con un ospite d'eccezione. Eccolo qui, Dungeon Keepers, una mia amica che fa giochi su videogames su YouTube. E ciao a tutti. Sono qui perché anche lei comunque è una grande tifosa della Roma. E quindi mi sono detto devo assolutamente fare con lei la reaction delle magliette di calcio della Serie A. Ma vabbè, comunque dai, siamo solamente all'ottava giornata, non è che dobbiamo... Sì!